Molti mestieri hanno i loro lati pericolosi, ma pochi richiedono una maggior somma di coraggio e di abnegazione di quello del minatore e per riflesso delle squadre di salvataggio operanti presso ogni grande organizzazione mineraria e che in questa ripresa vediamo svolgere una esercitazione di allenamento. Speciali segnali danno l'allarme ovunque in caso di chiamata. La rapida autoambulanza che vedete è una delle meglio equipaggiate d'Inghilterra. I canarini vengono usati come testi per accertare tempestivamente la presenza dei gas tossici, senza peraltro che ne venga loro alcun danno. Giunti sul posto dell'eventuale incidente, gli apparecchi per la respirazione vengono riempiti di aria liquida sufficiente per 3 ore. L'esatta posizione dell'incidente viene individuata sulle precise carte topografiche della miniera. Non vi è un secondo da perdere. Il tempo è prezioso quando vite umane sono in gioco. Spesso bisogna combattere anche contro dei pericolosissimi focolai d'incendio, ma nessun ostacolo può arrestare questi militi nell'adempimento del loro dovere di solidarietà umana.